Ma è sempre un privilegio, credo, partecipare a un incontro nel quale si annuncia che cominciano i lavori per la costruzione di una nuova scuola. Perché noi, come sempre, diamo per scontate le cose quando le cose sono normali, la possibilità di studiare, la possibilità di studiare liberamente, la possibilità di farlo anche con la qualità degli insegnanti, la qualità degli edifici, la qualità ambientale di cui oggi abbiamo parlato. E poche cose sono importanti come questa, costruire una nuova scuola. E il farlo a me fa sempre venire in mente che in altre parti del mondo non è affatto normale. C'è una giovanissima ragazza che ha vinto il premio Nobel, ragazza pakistana, Malala, perché si è battuta nel suo paese contro il radicalismo estremista, fondamentalista, islamico che considerava la nascita di scuole, il fatto che i bambini e i giovani andassero a studiare come un nemico, come un avversario, come un problema, come un bersaglio, addirittura da colpire con decine e decine di vittime. Diceva Malala: un bambino, un insegnante, un libro e una penna possono cambiare il mondo. Allora ricordiamocelo quando in un paese libero, per fortuna, è avanzato come il nostro, comunque abbiamo questo privilegio e questa fortuna di partecipare tutti insieme all'evento che dà il via, che lancia la costruzione di una nuova scuola. Grazie quindi per quest'idea, per questo progetto, grazie alla città di Pesaro, grazie al GSE, grazie a tutti voi che a questo progetto state lavorando. A Via La Marmora nascerà con le caratteristiche che ci sono state ricordate, nascerà una scuola che, oltre a svolgere i compiti che deve svolgere una scuola, avrà anche un primato dal punto di vista della qualità energetica, dell'efficienza energetica, e con questo meccanismo a matrioska che Matteo Ricci ci ha descritto, sarà anche attraverso il conto termico capace di contribuire alla costruzione della palestra qui accanto e farà parte di un insieme di progetti. Andremo poi con il presidente del CONI Malagò a inaugurare un altro pezzo di questo progetto che riguarda il centro per il Pentathlon e in particolare oggi una piscina che di quel centro fa parte. Con l'orgoglio di cui sentivo, sia pure con grande sobrietà, sentivo essere consapevole il presidente Sperandini. L'orgoglio c'è cioè di un paese che se la cava così e così in determinate classifiche, diciamo stiamo rimontando, ma stiamo rimontando a fatica in alcune classifiche e in altre se la cava molto bene. Non sto parlando della scherma, sto parlando, non so, classifiche tipo durata e qualità della vita, Italia numero uno al mondo, efficienza energetica, Italia tra i paesi primatisti del mondo. Non sono cose meno importanti di altre classifiche di cui giustamente ci occupiamo e parliamo molto spesso. E quindi un orgoglio nel rivendicare il fatto che su questa che è una delle grandi frontiere del futuro, e cioè la possibilità di ridurre le emissioni che alterano il clima, di avere sempre più delle città e una società sostenibile, il fatto di essere o di avere delle esperienze d'avanguardia credo che debba renderci orgogliosi. E ha fatto bene Ricci a ricordare che qui viviamo a Pesaro, in una città che ha fatto da anni, anche grazie al lavoro fatto da Ceriscioli e da altri sindaci in questi anni, in una città abbastanza all'avanguardia. Anch'io so bene la storia della bici politana, anche perché Fiorello l'ha immortalata.
in un certo senso. Quindi siamo in corsa in questa che è la parte, io credo, buona della corsa che il pianeta sta sviluppando, nella consapevolezza che queste due cose devono viaggiare insieme, cioè la scuola, l'investimento sull'educazione dei bambini, dei ragazzi, dei giovani, e l'educazione ambientale, la consapevolezza di quanto la sfida ambientale sia strategica per il nostro pianeta. Queste due questioni devono andare insieme. Noi vinciamo la sfida contro le alterazioni climatiche non soltanto se tiene a livello diplomatico lo schieramento che ha portato nel 2015 agli accordi di Parigi sul clima, e certamente lì l'Italia farà la sua parte. Abbiamo un nuovo appuntamento tra un paio di settimane al G20, in cui di nuovo si rinnoverà questa spinta, questa pressione affinché gli Stati Uniti rivedano la decisione che hanno finora annunciato. Ma non è solo una questione diplomatica tra grandi potenze e grandi paesi, è una questione che investe le nostre scelte industriali e i nostri comportamenti individuali. Ciascuno di noi può dare un contributo a vincere la sfida contro le alterazioni climatiche, e lo deve fare anche grazie al contributo della scuola. Quindi quando parliamo di queste due grandi sfide che si congiungono nell'idea di creare qui in Via La Marmora una esperienza avanzata dal punto di vista scolastico e dal punto di vista dell'efficienza energetica, credo che diamo un esempio, un modello che io mi auguro venga seguito anche grazie all'impegno di GSE in tutta Italia, rivendicando l'orgoglio di avere una posizione avanzata su questo a livello internazionale, e con la consapevolezza che qui non è soltanto in gioco il fattore climatico, e cioè l'importanza di contribuire anche con progetti locali alla riduzione delle emissioni, all'abbandono di un'economia basata sul carbone, al contenimento dei gas che alterano il clima, ma qui è in gioco attraverso questi progetti anche la possibilità di ridare slancio al nostro mercato interno, al mercato che realizza investimenti pubblici, opere pubbliche, scuole, palestre, edifici pubblici in genere. È vero che c'è stato un rallentamento, una fatica, la fatica degli investimenti pubblici degli ultimi anni, e non solo anni, derivante dalla crisi, perché è chiaro che quando la crisi fa sentire i propri effetti sui bilanci pubblici si tendono a ridurre le risorse per gli investimenti, e derivante anche, diciamo la verità, da una complessità procedurale che noi stiamo cercando di semplificare anche con la revisione del nuovo codice degli appalti. Io devo dire con una certa fiducia, speranza, ancora presto per dire soddisfazione, che vediamo negli ultimi mesi, dopo un periodo di difficoltà degli investimenti pubblici, segnali di ripresa. E i segnali di ripresa negli investimenti pubblici, i numeri di maggio sono molto incoraggianti da questo punto di vista, i segnali di ripresa negli investimenti pubblici sono fondamentali. Noi abbiamo una crescita che è più incoraggiante di quelle che erano le previsioni, ma per dare a questa crescita lo slancio che è necessario serve la forza degli investimenti pubblici, e questa qualità energetica, questo meccanismo del conto termico che ci è stato illustrato può essere uno dei fattori trainanti di una stagione migliore degli investimenti pubblici, assieme, e lo devo dire qui perché c'è il Presidente della Regione, ci sono tanti sindaci e amministratori locali, assieme al vostro impegno e al vostro coraggio, perché io
So perfettamente che oggi far procedere gli investimenti pubblici richiede in molti casi da parte di chi ha una responsabilità pubblica impegno e coraggio straordinario, che molto spesso sono poco conosciuti e ancora meno riconosciuti, ma il governo li conosce e li riconosce. Oggi velocizzare un appalto, velocizzare una procedura pubblica, seguire in tutte le sue lunghe peripezie il percorso trasparente di un'opera pubblica è una fatica, è un lavoro di cui i nostri concittadini vi sono riconoscenti, cari amministratori locali, quando siete coraggiosi e in prima linea. E in primo luogo vi sono riconoscente io, perché rappresento il governo e perché vedo ogni giorno quanto il procedere di questi investimenti può aiutare la nostra economia a riprendersi. Sarà difficile avere una ripresa dell'economia convincente, più robusta di quella pure incoraggiante che abbiamo, se non riprende il mercato interno, se non riprende il mercato dell'edilizia, e oggi non c'è ripresa del mercato dell'edilizia attraverso una distribuzione a pioggia di nuove cubature. La ripresa del mercato dell'edilizia è in questo tipo di progetti, in progetti che coniugano qualità ed efficienza energetica, in progetti che rimettono a posto i buchi che si sono creati in alcune zone delle nostre città, e quindi attraverso l'utilizzo di strumenti, dall'eco bonus al conto termico, che incoraggiano le famiglie, le imprese, la pubblica amministrazione a andare in questa direzione. Abbiamo un'occasione straordinaria davanti a noi, determinata dal fatto che l'andamento economico in Europa è migliore di quanto era stato previsto e dal fatto che l'Italia finalmente, sia pure con fatica, si è agganciata a questo andamento economico. Per non perderla questa occasione straordinaria abbiamo bisogno di proseguire in questo impegno e abbiamo bisogno di spinta anche nel nostro mercato interno, anche nel mercato interno delle costruzioni. E questo deve venire dalla qualità dei progetti e dall'impegno degli amministratori locali, che anche in questa occasione voglio davvero ringraziare. Sostenibilità, impegno per l'efficienza energetica, idea forte che ripeteva prima Sperandini, che questo è un asset per il nostro sviluppo economico, e cioè che l'impresa italiana è forte in Europa e nel mondo perché è all'avanguardia in questi settori, non perché si difende e difende vecchi modelli di sviluppo basati su energie non rinnovabili e basati su concetti superati. L'Italia che investe in quella direzione è l'Italia che ci può far essere più competitivi anche a livello internazionale. E infine è l'Italia delle città, l'Italia in cui la qualità urbana, la qualità delle nostre città, a Pesaro come nelle 100 si dice, ma in realtà sono molto più di 100, meravigliose città italiane. Nel mondo è difficile tenere separata l'idea di città nella sua storia, nella sua bellezza, dall'idea d'Italia. Le belle città, i modelli di città sono in molta parte del mondo associati alle nostre città, alle nostre comunità. E tuttavia noi sappiamo che da questo punto di vista, per quanto preziosa sia l'eredità di cui disponiamo in tutta Italia, dal nord alla Sicilia abbiamo città meravigliose, di quanto questo patrimonio non possa e non debba essere considerato un bene acquisito o addirittura dilapidato. E vi devo dire che questo è uno degli impegni del governo e dei governi che si sono succeduti in questi anni, nel quale io credo più profondamente. Ed è un lavoro che ha dimensioni ambientali, ne abbiamo parlato oggi, dimensioni culturali,
dimensioni di inclusione sociale, di investimento sociale. Non a caso noi abbiamo dedicato moltissime energie alla riqualificazione delle periferie urbane. La periferia intesa non più come semplicemente un luogo più o meno distante dal centro, ma intesa come una delle parti delle città nelle quali quell'opera di rammendo di cui ha parlato Renzo Piano si può esercitare, portando qualità in tutte le aree delle nostre città, perché tutte le aree lo meritano e tutte le aree hanno qualche cosa, magari un'area industriale dismessa, magari un'area naturale da valorizzare, magari un antico monumento da riportare alla sua bellezza, hanno qualche cosa sulla quale vale la pena di investire. Ed è la nostra forza, io credo, scommettere su questo. E chi governa deve averne consapevolezza. Da qualche secolo, dai tempi di Ambrogio Lorenzetti, noi italiani siamo consapevoli degli effetti che può avere su una città un buon governo o un cattivo governo. E se c'è un buon governo, gli effetti si vedono. La città respira. Una delle mie più belle esperienze politiche sul piano personale è stata una ventina d'anni fa l'esperienza di fare l'amministratore locale nella mia città, a Roma, perché poche altre esperienze politiche, forse nessuna, dà la dimensione di come le decisioni che tu prendi hanno poi un impatto sul territorio. Vedi effettivamente che qualcosa, fosse un giardino, un edificio, una scuola, appunto, sta cambiando grazie alle decisioni che tu hai preso nella tua giunta comunale, nella tua sede locale. E quindi al buon governo noi dobbiamo dedicare il massimo di attenzione. Scegliere chi ci governa è molto importante, lo dico invitando tutti a partecipare alle elezioni che si terranno, ai ballottaggi che si terranno nei prossimi giorni, domenica prossima, nel nostro paese, perché partecipare alla scelta di chi governa, avendo in mente il buon governo come valore fondamentale delle nostre città, è uno degli esercizi straordinari della democrazia e del civismo nel nostro paese. Non ce lo dimentichiamo, perché anche qui gli straordinari risultati che abbiamo avuto negli ultimi anni con l'elezione diretta dei sindaci sono stati molto importanti per l'avvenire delle nostre città ed è un valore che non dobbiamo e non vogliamo in alcun modo perdere. Periferie, efficienza energetica, qualità del vivere, mezzi di trasporto compatibili con l'ambiente, quelli di cui parlava prima il sindaco Ricci, fanno parte di un insieme che potremmo definire molto banalmente il nostro sforzo di prenderci cura delle nostre città. E ha detto molto bene il sindaco di Pesaro, prendersi cura delle nostre città oggi è il modo migliore per assicurare la loro convivenza, la loro sicurezza. Oggi si facilita la coesione e la sicurezza in una città nella misura in cui la città funziona, è in pace con l'ambiente, ha servizi efficienti, ha scuole aperte e di qualità. Questo consente anche di avere città più sicure. E siccome noi teniamo moltissimo a rassicurare i nostri concittadini, ancora una volta io sottolineo che se ci prendiamo cura delle nostre città, ci prendiamo cura anche della sicurezza dei nostri concittadini. Ed è un pezzo della qualità italiana che sta provocando, io credo, un buon esempio anche questo e sul quale dobbiamo continuare a investire. E quindi i miei migliori auguri a quello che oggi salutiamo nel suo avvio. Non prendiamo impegni clamorosi sui tempi di inaugurazione perché
chi fa il mestiere di amministratore locale sa che la strada è sempre piena di curve, ma intanto partiamo, e partiamo con un bellissimo progetto, con un bel traguardo e con questa straordinaria idea di tenere insieme qualità dell'educazione e qualità dell'ambiente. Grazie e auguri alla nuova scuola di Pesaro in Via La Marca.